Un'avventura conclusa con numeri da capogiro, con presenze e contatti da ogni parte d'Italia e non solo. 270.000 visitatori, 100 eventi, 25.000 visite sul sito, 50 servizi TV e 400 pullman provenienti da tutta Italia e dall'estero. Si tratta del successo ottenuto da uno dei grandi eventi del centro Italia organizzati nel periodo natalizio, il Natale che non ti aspetti. Una ripartenza ricca di novità, sorprese e magia, che ha portato i 22 borghi della provincia a trasformarsi per 6 settimane in luoghi incantati e suggestivi. Sabato mattina è stata presentata presso la sala consiliare del comune di Mondolfo la conferenza stampa di chiusura dell'evento, a cui ha preso parte tra gli altri anche l'onorevole Baldelli, che ha ricordato come il progetto, dopo aver fatto per la prima volta il suo ingresso in Parlamento, possa essere un modello da replicare su scala più ampia. Anche il Ministero del Turismo ha riconosciuto questo evento, quindi sempre più nazionale, un evento di cui lei ne va fiero. Sicuramente fare rete è l'intuizione che dà un quid pluris alla manifestazione. D'altronde sono 22 i borghi coinvolti per 100 eventi che hanno portato in questi 22 borghi oltre 270.000 presenze. E allora è stato quasi naturale dare una rilevanza nazionale a questa manifestazione, a questa splendida intuizione del presidente Bartoccetti, che ha voluto fare delle piccole realtà una rete e quindi dare forza a queste piccole realtà. Un evento coordinato dalla Proloco di Pesaro Urbino e promosso con la collaborazione della provincia, della Confcommercio e il sostegno della Regione Marche, che nonostante le problematiche verificatesi durante l'anno ha sempre creduto nell'iniziativa. Noi come regione ovviamente siamo attenti a tutto quanto succede sui territori, cerchiamo di sostenere per quanto c'è possibile le attività che mettono in evidenza proprio le peculiarità della nostra regione, le bellezze naturali, i nostri borghi, la nostra enogastronomia, e io devo dire che è una delle forme forse più inedite e più avanzate di attività culturali, folcloristiche e tradizionali che si stanno svolgendo sul nostro territorio, e quindi è chiaro che noi intendiamo sostenerla, l'abbiamo sostenuta anche quest'anno con il nostro contributo, con il nostro patrocinio della regione, e credo che anche i risultati ci diano ragione. Un successo ottenuto grazie ad un lavoro di squadra in cui un ruolo rilevante hanno avuto gli oltre 2.000 volontari, indispensabili per la riuscita di qualsiasi evento, come ha tenuto a precisare il presidente Bartoccetti. Un periodo di bassa stagione creando un PIL importante del nostro territorio, e questo lo dobbiamo quest'anno grazie anche al volano, una madrina d'eccezione che è il ministro del turismo, l'onorevole Santanchè, che ringrazio. Abbiamo avuto la possibilità, grazie alla Regione Marche, al presidente Francesco Acquaroli, a tutta la giunta, di avere la possibilità sempre di più di implementare e avere in appoggio la Regione Marche, che ci ha dato una grande spinta per promuovere questo bellissimo evento che richiama turisti da tutta Italia. E voi pensate che quest'anno abbiamo avuto anche turisti americani. 3 eventi di rilievo nazionale, Candele a Candelara, Natale a Monbaroccio e la Befana di Urbania, che hanno portato un boom di turisti su tutto il territorio. E dico sempre, il nostro motto è l'unione fa la forza, noi insieme possiamo crescere e dobbiamo dare assieme a queste 3-4 grandi realtà la possibilità di far crescere tutti i grandi piccoli eventi. Solo uniti sarà possibile realizzare un grande sogno, il Christmas Rail, il treno natalizio in partenza da Bolzano con destinazione Le Marche e viceversa. Un progetto per incentivare il turismo, dare una svolta ecologica e scoprire le eccellenze del territorio. Oltre 1.000 camperisti, oltre 400 pullman che sono andati nei nostri borghi, hanno mangiato, degustato, acquistato prodotti, e quindi i ristoranti, gli alberghi, i B&B, i produttori locali, l'artigianato artistico hanno lavorato tutti a pieno ritmo, ed è per questo che lanceremo anche una collaborazione sia con la Coldiretti Pesaro Urbino e anche con Confcommercio Marche Nord e anche con la Confartigianato, perché crediamo che dobbiamo lavorare insieme, perché questo è un grande progetto oramai arrivato a livello nazionale che porta Le Marche veramente a far parlare tanto.
Un programma ricco di attrazioni di ogni tipo che hanno fatto respirare un clima di serenità ai cittadini e che ha visto anche la Proloco di Fano protagonista di numerosi eventi. È stato sicuramente un evento positivo, abbiamo avuto tantissima partecipazione di gente, anche se l'evento purtroppo in un paio di settimane è stato rovinato dal tempo perché chiaramente ha piovuto. Per quanto riguarda l'evento della cessione dell'albero, dove abbiamo visto veramente una piazza veramente gremita di gente, e soprattutto Capodanno e la Befana, abbiamo fatto proprio il sold out per la distribuzione delle calze, quindi ci possiamo ritenere soddisfatti, speriamo di poterci ripetere per il prossimo anno.